Buonasera cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, siamo qui per continuare l'avventura nuova di Harry Potter e Quidditch. Nuova stagione di Quidditch, vestiti per all'allenamento. In teoria dobbiamo fare niente proprio di meno che il nuovo ruolo. Ci stiamo avvicinando al ruolo da cercatore. Non vedo l'ora, non vedo assolutamente l'ora. Oggi finiamo questo capitolo, dal prossimo video torneremo a fare la missione principale. Non credo ci sia un nuovo capitolo, nuovo di Quidditch, sia soltanto questo, anche perché oggi è mercoledì, sto registrando di mercoledì e non è uscito niente, quindi direi che esce un nuovo... Oh, che cavolo è successo qua? Uscirà un nuovo capitolo poi domani, che per voi probabilmente è ieri? Sì. Oh no! Per la barba di Merlino. Ma cosa è successo? Lo spogliatoio è stato messo a soqquadro. Ecco cosa. Sì, lo vediamo. È come se non bastasse. Rocky, guarda. Le scope sparite? O distrutte? Oh, le nostre divise da Quidditch sono state ridotte a brandelli. Il modo ideale per iniziare la stagione. Non abbiamo fatto in tempo a entrare in campo, che è già andato tutto a rotoli. Siamo dei maghi? Reparo? Di sicuro non potremo allenarci con quelle divise. E vabbè, pazienza. Chi farebbe mai una cosa del genere? Forse qualcuno che vuole spaventarci, oppure una squadra avversaria che vuole farci uno scherzo. L'abbiamo aiutati tutti, sono tutti felici, secondo me qualcun altro. Chiunque l'abbia fatto deve essersi intrufolato qui quando eravamo in campo per la prima riunione della stagione. Forse hai ragione, Orion. Diamo un'occhiata in giro e vediamo se riusciamo a trovare delle prove. Cominciamo subito, non uscendo da qua. Ehi, guardate, ho trovato qualcosa. Cosa sarebbe? Sembra un pezzo di torta di melassa. Tutti nella squadra sanno che non possiamo portare cibo negli spogliatoi. È logico che è stato colpevole lasciare queste tracce. Non serve seguire delle briciole per capire chi ha distrutto le nostre divise, Rocky. Ah sì? Hai qualche idea di chi possa essere stato, Bean? Forse Sky ha ragione, è stata chiaramente opera di uno dei nostri avversari che vuole rovinarci l'inizio della stagione, ma non credo. Come hai detto prima, Tasso Rosso vuole vendicarsi per la coppa, credo che dovremmo denunciarli. Beh, anche le altre due squadre. Credo che dovremmo stare attenti a puntare il dito prima di sapere come sono andate davvero le cose. Ma è una tua decisione, Rocky, da capitano di Grifondoro, cosa vuoi fare? Perché dovremmo denunciare? Qual è la prova? Nessuna prova. Quindi, accusare un'altra squadra di un torto prima di sapere con certezza la verità potrebbe avere delle serie ripercussioni. Proprio come abbiamo imparato durante la mia prima stagione in squadra, quando Sky ha accusato Raph di aver rubato la sua Comet 220. Penso che dovremmo evitare di prendere provvedimenti ufficiali finché non sappiamo con certezza cosa è successo. È una decisione prudente, Rocky, nonché saggia a mio avviso. Nel frattempo dobbiamo assolutamente trovare delle nuove divise di Quidditch. Finché non le troviamo non possiamo giocare la prima amichevole della stagione. Hai ragione, Rocky, senza divise per allenarci non riusciremo a distinguere le due squadre durante l'amichevole. Ma ora che sei il nuovo capitano di Grifondoro sono sicuro che riuscirai a risolvere questo problema e a riportarci in campo. Grazie, Orion, è la mia prima grande sfida a capitano e so che la squadra conta su di me per superarla. Andiamo subito al campo di allenamento e vediamo se Madame Bump ha qualche divisa in più da farci usare. Già questa cosa io veramente, nel senso, spendiamo 55 gemmozze così a caso e va tutto bene, va tutto clamorosamente bene. Nel mentre, per errore, ho cancellato il quadrante del mio orologio per l'ennesima volta, sono molto triste e non riesco mai a capire come fare poi a rimetterlo a posto, ma devo fare così, premere cose, andare su, giù, destra, sinistra, non capisco come fare. Ma va bene, apriamo la cioccorena che abbiamo trovato ed è ovviamente una figurina doppia, vabbè, ma ce ne manca una sola, ci sta che sia più difficile. E andiamo a chiedere a Madame Boom di nuove divise per il nostro... Oh, ma perché c'è Penny qua? Cioè, ok, Penny, però... Non vedo Madame Boom per Rocky. Fantastico, non è neanche qui. Non riusciremo mai a trovare delle nuove divise per allenarci di questo passo. Prendete altre maglie?
Ma c'è Penny? Ehi, sempre vestita nel solito modo. Non preoccuparti, Sky. Forse Penny può dirci dove è Madame Boomp. Ciao. Ciao, Penny. Hai per caso visto Madame Boomp da qualche parte? Volevamo parlarle di una questione molto urgente. La sto cercando anch'io, Rocky, ma non la trovo da nessuna parte. Volevo già iniziare a organizzare la prima festa prepartita con lei. Non vedo l'ora che inizi questa nuova stagione, specialmente ora che tu scoprirai, ricoprirai due nuovi ruoli nella squadra. Beh, il capitano in realtà è già fatto, però. Sembra ieri che mi hai portato a vedere la mia prima partita di Quidditch. Ho un riassunto di tutto quanto. Ti ho anche salvato da un bolide impazzito quel giorno. Sì, e ora sono il cercatore di Grifondoro, nonché il capitano. Immagino che non sarà facile destreggiarsi fra quei due ruoli, ma se c'è qualcuno in grado di farlo, sei tu, Rocky. Grazie, Penny, non vedo l'ora che inizi la nuova stagione. E come ho detto alla squadra durante la prima riunione, in particolare non vedo l'ora di catturare Boccini d'oro in qualità di nuovo cercatore di Grifondoro. Purtroppo però abbiamo avuto un imprevisto. Il nostro spogliatoio è stato messo a soqquadro e le nostre divise sono state distrutte. È terribile, non riesco a credere che qualcuno abbia fatto una cosa del genere. Non sappiamo chi sia responsabile e ho deciso di non denunciare l'accaduto finché non ne sappiamo di più. Ma nel frattempo dobbiamo trovare delle divise di ricambio per procedere con il primo allenamento della stagione. Beh, se stai cercando delle divise di ricambio, forse posso aiutarti. Spero non andre. Poco tempo fa ho visto Madame Boomp trasportare delle divise di riserva. Fantastico, Penny. Dove le ha messe? Questa è un'ottima domanda. Ho avuto modo ho molto molto da fare ultimamente, fra l'organizzazione della festa prepartita e le elezioni, e questa giornata si è trasformata in una confusione generale. Non credo di ricordare esattamente dove l'ho vista. Non preoccuparti, Penny. Insieme ripercorreremo i tuoi passi e ti rinfrescheremo la memoria. Speriamo che tu riesca a ricordare dove hai visto Madame Boomp e mettere quelle divise extra, che ne ruberemo senza chiederle a Madame Boomp, quindi... Allora, Penny, ora che hai ripercorso i tuoi passi, ti ricordi dove hai visto quelle divise da 15 di riserva? Sì, ora mi è tornato in mente, Rocky. Da quel che ricordo, il professor Pito mi ha mandato nella stanza dei manufatti per rifornire la sua scorza di ramoscelli di valeriana. Che sono chiaramente lì e non fuori, no. Ed è lì che ho visto Madame Boomp che riempiva un grosso baule di divise da 15. Sei sicura che è lì che l'hai vista, Penny? Sono sicura di aver visto Madame Boomp stipare delle divise nella stanza dei manufatti. Dovreste cercarle lì. Fantastico, grazie dell'aiuto, Penny. Allora, prossima fermata, stanza dei manufatti, Rocky. Quando ho accettato la carica di capitano di Grifondoro, non pensavo che implicasse cercare divise per tutta la scuola. È normale, Rocky, ma è questo che vuol dire essere un leader. Alcune sfide sembrano enormi e altre piccole, ma ogni sfida superata ti aiuta a diventare un capitano. In realtà, visto che siamo il capo, potremmo dire, ehi, vacci tu al posto mio. Buono a sapersi, Orion. Terrò a mente il tuo consiglio mentre perlustriamo la stanza dei manufatti alla ricerca delle divise di ricambio per la nostra squadra. E quindi, secondo me, sapete una cosa molto interessante? In questa cosa, che questo è il compito 4, ora dovremo andare a qui a prendere le divise. Troviamo, forse, e dico forse, nella prossima... Ci sarà la preparazione dell'allenamento e forse, dico forse, ci allineeremo e quindi proveremo un nuovo ruolo. Non lo so. Questa è la stanza di cui Penny sostiene di aver visto Madame Boomp simare le divise da 15 di riserva. E a giudicare da tutto questo disordine, Madame Boomp non è l'unica a usare questo posto come magazzino. Potrebbero volerci ore per trovare quello che cerchiamo e probabilmente proprio quello che il nostro misterioso distruttore di divise vuole. Accio divise da 15... Non possiamo permetterci alcun ritardo, dobbiamo trovare quelle divise in fretta per giocare la prima amichevole. Non preoccuparti, Sky, sono sicuro che troveremo le divise in fretta. D'altronde, tre giocatori di 15 di questo livello sono capaci di tutto quando uniscono le forze. Sì, siamo stati fantastici quando abbiamo salvato il canisolo di Murphy da quel bolcino d'oro. Beh, in effetti siamo davvero un trio eccezionale, non c'è che dire. Perlustriamo questa stanza e vediamo se troviamo il deposito di divise di riserva di Madame Boomp. Sono curioso, sono 8 ore e ti avviso in fretta. No, solo 3. Ok. Ehi, questo deve essere il baule pieno di divise che aveva visto Penny. Che è chiuso, Rita. RH. RH. Hooch. Il nome della Boomp è... R qualcosa. Hai trovato la riserva di divise di Madame Boomp. Ottimo lavoro, Rocky. Forza, apriamolo e vediamo se riusciamo a finalmente ad allenarci. C'è solo un problema. Il baule sembra chiuso a chiave. Alomora. Per fortuna conosciamo Alomora, cretino.
Con un colpo di bacchetta, quelle divise saranno presto tra le nostre mani. Rubiamo! Aspetta, Sky, non penso che a Madame Bump faccia piacere se frughiamo fra i suoi effetti personali. Dici che dovremmo trovare prima Madame Bump e chiederle il permesso, Orion? Sì, forse ci vorrà un po' di più, ma credo che sia meglio fare le cose per bene in questa situazione. Non abbiamo tempo, dobbiamo prendere quelle divise e andare dritti al campo per allenarci. Decidi tu, capitano, cosa vuoi fare? Ragazzi, io lo dicevo da subito, aspetto il permesso, cioè stiamo rubando. Se io rubo delle cose, poi ci veniamo di nuovo sospesi. Io sceglierò di aspettare il permesso. Fatemi sapere che succede se qualcuno di voi ha scelto Usa l'Omora. Sono d'accordo con Orion. Dovremmo prima chiedere il permesso di prendere le divise di riserva a Madame Bump. Forse ritarderà il nostro allenamento, ma dobbiamo fare le cose per bene e agire secondo le regole. Credo che tu abbia preso la decisione giusta, Rocky. Non possiamo rischiare un'altra sospensione per questa storia, giusto? Quindi seguire le regole ed essere cauti è la mossa intelligente. Essere cauti non fa per me, ma il capo sei tu, Rocky. Vado a cercare Madame Bump per chiedere il permesso di usare divise. Dopodiché ti raggiungerò al campo di Quidditch per giocare finalmente la prima amichevole della stagione. Ragazzi, forse? Ok, selezioniamo, spendiamo altre 64 gemmozze. Le divise. Ragazzi, abbiamo le divise? Sì. Premiamo qua, prendiamoci anche una di energia. Incontra Sky per l'allenamento. Forse è giunto il momento. Il momento fatidico, ragazzi. E nessuno è divisa. Sky dovrebbe essere già qui. Dov'è? Sarà la nostra stagione migliore, Rocky. Me lo sento. Ehi, capitano, sto cercando di perfezionare il blocco in sospensione della scopa. Hai qualche consiglio? Sì, non cadere e bloccala perfettamente. Eccoci qua. Sky dovrebbe arrivare a momenti con le nostre divise da Quidditch. Quando arriverà, potremo finalmente mettere l'uniforme e giocare la nostra prima amichevole della stagione. Per fortuna è riuscita a trovare Madame Bump e chiedere il permesso per le divise. A quanto pare Sky è riuscita a trovare Madame Bump senza problemi. Esattamente. Quindi ci alleniamo o ci saranno 8.000 ore di energia prima? Perché secondo me, cioè, sarebbe coso... Madame Bump! Salve, signor Balboa. La signorina Parky mi ha detto che vorresti richiedere delle nuove divise per la squadra. Sì, le nostre vecchie divise sono state distrutte e dobbiamo sostituirle. In genere non distribuisco nuove divise di Quidditch senza un valido motivo. Per favore, Madame Bump, mi lasci spiegare la situazione. Spero di riuscire a convincere a darci le nostre nuove divise. E quindi 8 ore. No, 3 orette. Molto bene. Allora, Madame Bump... Ora che abbiamo avuto la possibilità di spiegare esattamente cosa è successo, di sicuro capirà perché siamo venuti a chiedere delle nuove divise. Ho valutato quello che tu e la tua squadra mi avete detto, ed è chiaro che avete gestito la questione in maniera responsabile e stimabile. Per questo motivo ho deciso di accogliere la tua richiesta e donare a Grifondoro delle divise di ricambio. Fantastico, grazie Madame Bump. Trattatele bene, signor Balboa, perché non effettuerò ulteriori sostituzioni per Grifondoro dopo questa volta. Ha la mia parola da capitano che tratteremo le nostre nuove divise con massima cura. E comunque mi viene il dubbio una cosa, un attimo. Se noi eravamo alla riunione fuori, perché non eravamo in divisa? Ora che abbiamo le nostre nuove divise, possiamo finalmente procedere con il primo allenamento della stagione. È un'ottima notizia per la squadra. Tuttavia, c'è ancora una questione da risolvere, ovvero l'identità del malfattore con la torta di melassa, che ha devastato il nostro spogliatoio. A proposito, Rocky, ho delle informazioni che credo tu debba ascoltare. Di che si tratta, Bean? So chi è stato a lasciare quella torta di melassa nello spogliatoio. Davvero? Sì, raggiungimi dopo l'allenamento e ti dirò tutto quello che so. D'accordo, Bean, ci vediamo nello spogliatoio più tardi per parlare di ciò che hai scoperto. Ma nel frattempo diamo inizio al nostro primo allenamento della stagione con una bella amichevole, che spero che ci sia adesso. Eccolo qua, ragazzi, cercatore, 650 monetozze, maledetti loro, 3 punti della casa se vinciamo, ed eccoci qua, la nuova partita. Finalmente iniziamo il nostro nuovo gioco di Quidditch come cercatore di Grifondoro. Chissà come dovremo fare e chissà se il gioco ci metterà 6 ore a caricare o se magari ci metterà di meno, non lo so. Per ora ci sta mettendo le 6 ore che noi stiamo vedendo di vedere. Quindi non vi salto niente perché eccoci qua. Ci sarà Murphy che parlerà? Non ci sarà Murphy che parlerà? Ci sarà Penny che ci farà il tifo? Sì, c'è Penny che fa su e giù. Non fa tanto su e giù. Il microfono di Murphy è stato fissato? No.
È una giornata meravigliosa per un amichevole di Quidditch con una probabilità del 98,3% di emozioni incredibili. Madame Boom sta per dare il via alla partita. Entrambe le squadre sembrano non vedere l'ora di darci dentro. Voglio una partita pulita. Ed ora, la partita appena iniziata, Balboa sta già girando per il campo come un predatore che affiuta la sua preda. Balboa si aggira furtivamente per il campo alla ricerca di una sola cosa, il boccino d'oro. E stiamo fermi in realtà. Wow! Ok. È difficilissimo. Ragazzi, non vedo un tubo. Ok, perfetto, sì. Quello, ok, ok, ora ho capito. Prima comincia a lampeggiare. E quando, dopo aver lampeggiato, fa le cose. Ok, ora ci siamo. Manovra eseguita correttamente. Questa, vabbè, è la parte più facile. L'ho visto, l'ho vistuto. Eccolo lì. Bom, 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 bom. Cosa succede? Balboa quasi impugna il boccino d'oro. Questa mossa potrebbe mettere in seria difficoltà la squadra avversaria. Pam, 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 pam. Balboa ha portato la squadra verso nuove vette. Ora il cercatore sta cercando di fare lo stesso. Il cercatore sono io. Balboa plana sul campo alla disperata ricerca del boccino. Troverà quello che cerca. L'avevo già trovato prima, però. E quando vado su, la madosca. Dov'è il boccino? Eccolo lì, no? Forse boh. Baboom. Quello lì a destra. Baboom. Quello lì a destra di nuovo. Baboom. Ora in basso a sinistra. E baboom. E mamma mau. Ok, va bene, d'accordo. Devo mettere il dito prima sullo schermo perché poi subito compare. Vabbè, boccino stupido viene esattamente davanti a me. Sì, Balboa ha localizzato il boccino d'oro. Ora lo punta come un falco. Sì, ma l'avevo già localizzato prima. Ora di nuovo lo rilocalizzerò. La situazione non fa che migliorare per Balboa. Ha localizzato il boccino d'oro. Sì, l'ho già fatto due volte. Balboa insegue il boccino d'oro, ma allo stesso tempo è rincorso da un bolido avversario. Veramente sono fermo. Ora mi sto facendo cose. Ok, perfetto, un basso a sinistra. Comunque ora non so se è perché è il primo allenamento, un basso in alto a sinistra, ma è veramente lento. In alto a destra. Lento, cioè tutto molto lento. Nuova manovra eseguita correttamente. Io scappo e però non ho preso il boccino, quindi con un'azione più superlativa della burrobirra, Balboa scrive il boccino, il bolide continua a seguire il boccino, ma se sono stato fermo per tutto il tempo, tipo. Balboa vola altissimo dopo l'ultimazione e si aggiudica il boccino d'oro, quindi non c'è neanche un cerco di prenderlo oppure no. La vittoria è portata in mano. Riuscirà Balboa ad agguantarla? Ok, ma pensavo che l'avessi preso. Ok, il bocci. Cavolo, questa è pesa. Questa è pesa. Questa è molto pesa. Questa è veramente difficile, ma è figata. Ragazzi, che volo incredibile, signore e signori. Balboa ha catturato il boccino d'oro. Ok, questa stagione sarà interessante. È veramente difficile catturarlo. Però dopo una partita magnifica, la squadra di Balboa ha trionfato. Sono questi i momenti più belli del Quidditch. Mamma, mamma, mao. E quindi, raga, ce l'abbiamo fatta. Ricompense, cose che non ci interessano ovviamente, ma abbiamo finito il capitolo 1 della nuova stagione di Quidditch, della quarta stagione. E quindi, ragazzi, dovremo andare poi con calma, quando uscirà il nuovo capitolo, a vedere chi è stato a fare cosa. Nel mentre, noi dobbiamo finire le sessioni di studio per fare da re a cornacchia. Da re a cornacchia? In che senso da re? E Demiguise, molto interessante. Ma per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Mystery. Mi raccomando, lasciami un piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E momento 9. Ah vabbè, sì, 9 per fare il coso, 5, sì. Come l'ho detto, lasciatemi stare. Per oggi è tutto, caldo dire, fatto il misgatto. Mamma! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!